Essere qui oggi dimostra che siamo veramente la stessa città, dimostra che abbiamo messo in cantiere molti progetti. Io devo essere molto sincero, questo progetto era già in cantiere quando sono arrivato io, quindi bisogna rendere merito a chi lo ha fatto per primo. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, ce l'abbiamo continuato e l'abbiamo terminato. Così vale per via Cornigliano, che sapete che è sotto i lavori adesso, che verrà una strada veramente vivibile e ben fatta. Così vale per gli altri progetti che abbiamo dietro Villa Gombrini, così vale per tante Piazza Massena e tante altre cose che ci sono per Cornigliano. La società per Cornigliano ha più di 40 milioni da investire e lo farà. Lo farà perché i progetti sono già tutti quanti schedulati e giorno dopo giorno verranno messi in pratica. È un momento importante, un segnale che si dà alla città e si dà a Cornigliano, è un momento di inaugurazione e di riqualificazione, quella che rischiava di essere un'area dimenticata e degradata, grazie a Società di Cornigliano diventa invece un'area vivibile, bella, verde, quindi con un grande segnale anche per l'ambiente, con più di 5.000 piante che sono state portate, innovativa, perché ovviamente c'è dell'innovazione in tutto quello che è stato creato e chiaramente diventa un'opportunità. Compito delle istituzioni sarà quello, una volta inaugurata, di valorizzare, di fare in modo che sia un'area viva, che sicuramente va a innescarsi, a incastrarsi in tutto quello che è la progettazione di riqualificazione di Cornigliano, perché non è soltanto il giardino, la qualificazione, ma è via Cornigliano, è l'ex mercato, è l'ex area di Ufur, quindi un qualche cosa di ampio per dare una risposta chiara, di attenzione e di guardare avanti ai cittadini di Cornigliano, senza ovviamente dimenticare il passato, cioè quello che c'era qui, quindi le lastre in acciaio, il ponte in acciaio, e anche un po' arrugginito, sono il senso della storia, di quella che è la storia di Cornigliano che non si vuole dimenticare, ma da lì partire per riqualificare e andare avanti. Credo che sia questo il senso dell'inaugurazione di oggi. Perché noi vogliamo che tutta la città sia vivibile, non soltanto alcune parti. Certo, in altre parti ci sono più sfide, il centro storico ha delle sfide incredibili da questo punto di vista, altre città, altre parti della città hanno altre sfide. Qui a Cornigliano ci sono delle sfide, ovviamente, e le vedete tutti, basta girarsi attorno. E invece noi vogliamo che si possa trovare un modo per cui queste sfide vengono vinte e si riesce a trovare una città che non solo è vivibile, ma è una città dove ci viene voglia di andare a vivere e dove voglia di dire io vivo in una bella città. Questo è quello che vorrei che tutti i genovesi si sentissero, perché la nostra città è grande ed è bella ed è totalmente inammissibile che questo sentimento non sia su tutti. Per cui noi dobbiamo lavorare per far sì che questo accada. Oggi questa inaugurazione è parte di questo sentiero che stiamo percorrendo.